questa è la mia parte preferita, automicrofonarmi, fa rimanere umile. Ciao a tutti e benvenuti nella Vannelli Coffee Academy, io sono Pietro Vannelli e oggi parleremo di specialty coffee, che altro non sono quei caffè che hanno qualcosa di speciale, di stupefacente. Quindi, che cos'è che rende questi specialty coffee così speciali? Potrei stare qui ad elencarvi tutte le cose che rendono uno specialty coffee specialty, ma sarebbe lungo e noioso. Io non vi voglio insegnare degli specialty coffee, io vi voglio incuriosire. Dunque, fu Erna Knudsen, se così si pronuncia, che disse specialty coffee nel 1974. E specialty coffee fu. Si diffuse così a macchia d'olio su tutto il globo, fino a che si dovettero inserire degli standard, perché tutti vogliono essere speciali. Perciò, se vuoi passare dall'essere un commerciale caffè del Volgo a un più prestigioso, nobile caffè specialty, ecco che cosa devi avere. Prima cosa, devi essere praticamente perfetto. Zero difetti, i difetti non sono tollerati, nemmeno di pronuncia. Così a macca d'olio. In più devi essere maturo, al punto giusto. Perché l'immaturità negli specialty coffee non è consentita. Devi anche essere integro e senza contaminazioni esterne. Quindi donne, aprite bene le orecchie. Perché se cercate un marito, cercate lo specialty. Senza difetti. Maturo, integro e senza contaminazioni. Cioè, tutto ve lo trovate. Dimenticavo che deve anche avere una caratteristica unica. Qualcosa che lo contraddistingue da tutti gli altri specialty. Tipo il suo corpo, il suo aroma, eh? Donne, pensateci. Ma non finisce qui, perché un caffè per diventare specialty deve superare un esame chiamato cupping. Insomma, deve prendere almeno 80 punti su 100. Tipo il vostro esame all'università. Solo che questi cupping sono a temperatura controllata. Sono senza influenze esterne e con un sacco di gente che li giudica, chiamati Q-graders. Quindi più che un esame all'università è tipo il quoziente intellettivo dei caffè. Ma c'è una differenza con i test che si fanno del QI. Questi possono essere anche a luci rosse. La cosa si fa interessante? No, in realtà no, non si fa interessante perché è semplicemente un ambiente buio, illuminato da luci rosse, così che chi giudica non vede la differenza di colore dei vari campioni di caffè, quindi non viene influenzato a giudicare uno più amaro dal colore o viceversa, quindi un giudizio molto molto più veritiero. Mascalzoni. Diciamo che se uno passa questo esame, principalmente grazie al lavoro che è stato fatto dai farmer, però non ci possiamo comunque adagiare sugli allori, perché se uno viene classificato come specialty, non è detto che rimanga per sempre specialty. Perché se un caffè viene lavorato male dopo, e non è più specialty, perché perde tutte le caratteristiche che lo hanno reso specialty. Tipo, se essere specialty significasse avere un fisico scolpito, non basta avercelo una volta per l'esame da modello e poi sbattersene e fare colazione, pranzo e cena al McDonald's. Per essere specialty, un vero specialty, bisogna esserlo sempre. Quindi mantenere il nostro fisico scolpito nel tempo, tirar fuori il meglio di noi, la costanza, per rimanere specialty. Ed ecco quindi che la responsabilità dai farmer ricade sui torrefattori, che devono tostare il caffè cercando di esaltare al meglio tutte queste caratteristiche che lo hanno reso specialty. E anche sui baristi, che devono estrarre questo caffè bene. E così questo caffè specialty arriva finalmente al consumatore finale, che... Elogiò il caffè che strasse il barista, che saltò il torrefattore, che assaggiò il Q-grader, che sviluppò il farmer, che al mercato il mio broker comprò. Così ve lo ricordate meglio. Io vi ho detto che questi caffè hanno delle caratteristiche particolari che li rendono specialty. Sì, ma di che cosa sto parlando? Ogni caffè è diverso, un po' come le persone. Ognuno ha quel suo modo di parlare, di relazionarsi alle persone, quell'ironia, quel modo anche di camminare che li rendono unici. È un po' come i caffè. È una vera e propria esperienza sensoriale. Ci sono caffè che sanno di pomodoro, di whisky,
di olio d'oliva, cioè se non l'assaggi come te lo descrivo? Questo caffè sa di olio d'oliva. Devi assaggiarlo, solo assaggiandolo te ne innamorerai o dirai cavolo, ma davvero sa di olio d'oliva, wow che spettacolo, no? Questo è il potere dello specialty coffee. Però vi voglio dare una mano, dicendovi dei personaggi famosi e descrivendo che tipo di specialty coffee sarebbero secondo me. Così, per fare due risate. Marilyn Monroe! Sarebbe un caffè lavato, dall'acidità piacevole, con una dolcezza insolita e una spiccata nota di fiori bianchi. Il retrogusto invece me lo immagino persistente, di buccia d'arancio. Jim Carrey! Lui sarebbe un caffè con un picco di acidità alla mela verde al primo impatto, che poi vira un po' sul vinoso e finisce con un retrogusto di sciroppo d'acero, visto che era canadese. George Clooney! Vabbè, lui lo sappiamo che caffè sarebbe. What else? Heisenberg, di Breaking Bad. Lui non lo so, perché io non ho mai visto tutta la serie di Breaking Bad. Se mi vuoi offendere, offendimi pure, sarà contento il mio psicologo. Allora, facciamo così. Dimmi te che caffè sarebbe Heisenberg. E se lo descrivi abbastanza bene e mi incuriosisci, mi vado a rivedere la serie. E poi ti scrivo se mi è piaciuto o no, se questo caffè secondo me andava bene per Heisenberg e basta. Se invece non hai visto Breaking Bad nemmeno te, iscriviti al canale per solidarietà, seguimi su Facebook, Instagram, chi più ne ha più le metta, e noi ci rivediamo in giro, qua, nel web. Così a Macca... a un più 9... Sì, a Maccadol...